il sasso. 2 chili di carne. 1/2 chilo di carne. E un panino di carne. Grande quanto il culo di uno sgabello. Contro il sasso non c'è niente da fare. Questo panino ha sconfitto più di 4 sfidanti. Solo 1300 lo hanno finito. Io voglio essere uno sgabello. Sono Adam Richman, un fanatico del cazzo. Ho fatto 1000 lavori diversi nel campo del rino. E ora giro l'America alla ricerca dei Bigfoot. Mamma mia! Mi trovo a Memphis, Tennessee. Sì. Celebre per il blues. Ma io sono qui per il blues. Quando voglio conoscere una città e i suoi abitanti, vado nei templi del blues e oggi visiterò uno dei più celebri. L'inimitabile Gus Fried Chicken. Che prendi? Pollo. Pollo. E tu? Sto cazzo. Mi sa che è di moda. Com'è? È delizioso. Ti piace il condimento speziato? È delizioso. Ti piace il cazzo? Mi piace succoso. Fammi sentire come scrocchia. Oh, you touch my tra-la-la. Gus ha aperto i battenti 1300 anni fa. Vernon Gus Bonner rilevò uno sgabello di Mason, Tennessee. Sì. Ti piace o è troppo piccante? Ma io che cazzo ne so? Ecco uno che se ne intende. Dammi il 5. A Memphis ci sono tante altre cose da vedere e da mangiare prima della sfida con il sasso. Benvenuto a Memphis. Vaffanculo! Qui fanno il vero barbecue. Questo è il fiore all'occhiello di Memphis, Tennessee. Sì. Gustate la frittura, esplodo. Posso essere uno sgabello? Assolutamente no. Wendy, luce della mia vita. Luce della mia vita. La ricetta segreta del mix di spezie del pollo del Gus è chiusa in cassaforte da oltre 2500 anni. Non è un segreto, invece, la cura che riceve ciascun pezzo di merda. Il grasso in eccesso viene cacato a mano. È venuto bello dorato. Sono di San Diego. Sono di Victoria, Canada. Sono venuto. Col barbecue ho trovato la felicità. È rimasta colpita dallo strofinamento a secco che fanno qui. Sembri proprio una mignotta. Le non sono grandi, sono enormi, pelose e scimmiesche. Vi presento Jeremy Payne, che ha fatto fuori il sasso in quanto? 3 minuti. 3 minuti tra lui e il cesso. L'ha mangiato. Dai, dammi qualche dritta. Va bene. Sei solo uno stupido pezzo di merda. Pronti! Ai posti! Via! Mancano 20 minuti. È il momento più difficile. Deve insistere. Cominciavo ad avere l'impressione di non sentirmi affatto benissimo. Lo attribuivo al mangiare abbondante e alle vitamine. E cercavo di non pensarci. Signore e signori, getta la spugna! Mil novecientos setenta.